Questa domenica il Vangelo ci racconta un incontro. Gesù arriva ad un pozzo stanco e si ferma, mentre i suoi discepoli vanno a fare provviste in città. Penseremo, vabbè, è stanco, ha sete, è normale che si fermi in un pozzo, sì. Però la sua sete è una sete particolare. Lui ha sete di anime da salvare. In realtà a quel pozzo lui si è fermato perché ha un appuntamento con una persona che sta arrivando. La vediamo arrivare con un'anfora sulla spalla e una signora da grande, una donna, una samaritana. Israele è un territorio molto secco. L'esperienza della sete è un'esperienza quasi esistenziale. L'acqua è difficile da trovare e bere è una necessità assoluta. Chi non ha acqua non ha vita. E Gesù ci insegna attraverso il dialogo con quella donna che la vera acqua non è quella materiale, non è quella liquida. È l'amicizia con Lui, è la sua grazia, il nostro rapporto con Lui. Non importa da dove parte. La samaritana era una peccatrice. Aveva avuto 5 mariti e l'uomo con cui stava in quel momento non era suo marito. Ma Gesù non si lascia spaventare. La prende per mano e le fa fare in pochi istanti il pellegrinaggio di tutta la vita. La porta dalla curiosità al riconoscimento dei suoi errori, dicendogli poco a poco la porta alla fede. Allora lascia che il Signore ti prenda per mano. In questa quaresima mettiti a camminare con Lui, fai questo pellegrinaggio con Lui. Fermati un momento, lascia che Lui ti parli, ascoltalo. Non aver paura se ti fa notare gli errori, parti da quelli, ma continua a stare con Lui. Dedicagli un po' di tempo. Dio ha qualcosa da dirti. Ascolta.